Ciao a tutti, ben ritornato nella nostra cucina. Ciao Ale. Ciao. Oggi non stanno in giro. No, no. È da un bello po' che non facciamo niente di cotto, facciamo solo giri, mangiamo fuori, mangiamo da zio, mangiamo da zio. Oggi abbiamo deciso di fare una ricetta iper semplice, velocissima, che potete fare al forno, alla brace, praticamente alla brace. Oggi abbiamo deciso di fare le girelle di carne con pancetta. Andiamo a vedere gli ingredienti. Allora, gli ingredienti. Il macinato, io ho preso macinato misto, però magro, come potete vedere non è tanto grasso, perché il grasso c'è la nostra pancetta fresca. Poi pepe, aglio, la paprika, e rosmarino, io sto usando quello fresco, e sale e stuzzicadenti. Andiamo alla preparazione. E niente, iniziamo al nostro condimento. Io li condisco così, però è ovvio, ognuno di voi avete il vostro gusto personale, condite con quello che volete. Io sto condendo, come avete visto, con rosmarino. Poi metto un po' di aglio, metto tanto perché quest'aglio è in polvere, è ovvio che è sempre saporito, però non come l'aglio macinato al momento. Poi il pepe, come sapete siamo degli amanti del pepe, metto una bella manciatina. Poi abbiamo deciso di mettere anche un po' di paprika, però potete mettere anche questo, quello che volete, perché essendo una carne molto saporita, vuol dire la bomba deve essere bella saporita. E sale, mettete una bella manciata di sale, vabbè, anche qua non esageriamo. E qua con le manina lavata, pulita, usiamo l'amalgamamo. Bene, come ho detto prima, con le manine bella pulitina, lavadina. Anche se molta gente dice ma devo mangiare io, non importa, anzi, perché dovete mangiare voi, che dovete pensare sempre alla pulizia, un motivo in più. Fate anche per gli altri le cose bella pulitina, non solo per voi. Mescolate bene, così gli ingredienti si amalgamano in tutta la carne. Poi la misura della bomba. O bombetta, oh, secondo me. No, bombetta no, amore, perché bombetta sarebbe quella dolce. Ah, ok. Principalmente qua a Roma sarebbe la bomba proprio un dolce. Prendete una quantità, non lo so, che per voi. Infatti non lo so, tipo una polpetta. Vedete voi come volete fare la misura. Io farò tipo così. Si vede bene? La misura, come ho detto, fate voi. Potete fare più grande, più piccola. Prendete la pancetta, come potete vedere, senza niente. Non c'è condimento, non c'è niente. Praticamente la arrotolate così. La stringete bene bene, così lei non scappa. Si vede? Così bene. Allora, prendete noi stuzzicadenti, fate due. Di qua c'è la prima chiusura e di qua c'è l'altra, anche se è sotto. Mettete così. Poi la prendete in mano e le date una forma che volete voi. Io li faccio così, a forma di no, come posso dire, disco da hockey. Bravo. Come potete vedere, bene, così meraviglioso, così fatti tutti quanta. E niente, le nostre girelle di carne e pancetta è pronta. Ho finito tutto quanto. Adesso li metto sopra, prima lavo le mani, li metto sopra un po' di paprika e un po' un po' di pepe, o potete mettere anche un altro po' di rosmarino, mettete sopra quello che volete e andiamo a cuocere. E niente, non so se si vede bene, le nostre girelle meravigliose sono pronte. Adesso, come potete vedere, non c'è l'olio, non li mettete l'olio perché c'è la pancetta bella. Non c'è trucco, non c'è inganno. Mettete tutto quanto nella pentola prescaldata, già bella bollenti.
mettete tutte quante. Questo è una cosina meravigliosa, facile, come avete visto, facile facile da fare, veloci, fate un figurone e poi è buonissimo. Quindi lasciate così, se volete per fare prima mettete anche un coperchio e lasciate di ogni parte almeno quella 4-5 minuti. Vediamo com'è il nostro girello, che secondo me ho fatto un po' troppo altino, però cotto è cotto, c'è una faccina troppo bella, buona. Andiamo a impiattare e niente, la nostra girelle di carne e pancetta è pronto. Vabbè, mi vengo lì, dai, vengo lì. Ogni volta io guardo a terra, si vede, è cotta, è bella, è buona. Come potete vedere, ho fatto un po' di insalata perché sarebbe l'accompagnamento ideale. Grazie amore. E facciamo la prova del 9, dai, mi sono già preparato lì forchetta e coltello, così vi voglio fare vedere. È meglio se togliamo, guardate come mi è uscito lo stuzzicadente, vedete, guardate. Non è che ci vuole un'impresa. Oh, la croccantezza è meravigliosa. Fumo, vedete com'è bello cotto, bello omogeneo. Allora, per la felicità mia, vostra, nostra. Cocco. Mio Dio, com'è. È fantastica, è meravigliosa, è buonissimo. Io chiudo qua perché Ale, vieni qua. Beh, una volta nella vita, amore, vieni qua, vieni amore, vieni. Perché, raga, mi dispiace così tanto che lui mi guarda con il sguardino, come che dice, ma sei cattiva, perché mi fa vedere che, guardale, no, tranquillo, ascolta, ma pochino. Dimmi. Posso fare io? Dimmi. Amore, dimmi. Ciao. No, mamma mia. Raga, veramente, è meraviglioso. Buono. Fatelo. Mi auguro che lo fate e fatemi sapere, caspettina. Fatelo, poi fatemelo sapere che ne pensate, come vi sembra da me. A noi mi sembra che è buono, quindi arrivederci, grazie. Vi posso assicurare che è buonissimo. Iscrivetevi al mio canale, lasciate tanto mi piace, tanto comment. E che dire della nostra cucina, vero amore mio? È tutto, alla prossima, un bacione a tutti. Bye bye.